Buonasera al ministro dell'istruzione dei 5 Stelle, Lorenzo Fioramonti. Buonasera, benvenuto. A Massimiliano Romeo, capogruppo alla Senato della Lega. Buonasera, bentornato. Si accomodi. Buonasera. Ciao a Maurizio Belpietro, direttore della Verità e di Panorama. Che facciamo subito vedere qual è la copertina di Panorama di questa settimana. I videogiochi dell'Air Force di Renzi. Ma che fine ha fatto poi quell'Air Force? C'erano anche quelli. Ma dentro? Quell'Air Force è una bella storia. Dico, ma che fine ha fatto adesso? Io ho letto che era ormai in disarmo, completamente in disarmo. È ormai in disarmo, ma in compenso continuiamo a pagare, è costato molto, sono costati molto anche i giochi, i videogiochi che erano previsti, perché ovviamente chi viaggiava a bordo di quell'Air Force doveva essere intrattenuto, vi pare che possa viaggiare senza intrattenimento, e quindi ci dovevano essere i videogiochi e anche ovviamente la televisione, e sono costati alcuni milioni. I videogiochi? Beh, vedo che Andrea Scanzi annuisce alle dichiarazioni di Maurizio Belpietro. Sorrido perché l'abbiamo seguita anche noi del Fatto Quotidiano e ne so queste cose. Quindi. Dico, ma tra l'altro questo aereo, ma mi sbaglio, non è mai stato utilizzato alla fine? È stato progettato ma mai utilizzato? No, è stato utilizzato. No, è stato utilizzato non da Renzi, che l'aveva voluto, è stato utilizzato da chi è venuto dopo di lui, perché Renzi fu mandato a casa da un referendum costituzionale che decise che forse era meglio che andasse a occuparsi d'altro, subentrato Gentiloni, quindi l'hanno usato alcuni ministri e il Presidente del Consiglio dell'epoca. Cioè Gentiloni, quello che è subentrato subito dopo a Renzi. Allora, va bene, questa è la copertina di Panorama, quindi se ne volete sapere di più, acquistatelo. Noi invece... È una bella storia da raccontare, una vicenda italiana. Una vicenda, quante ce ne sono di quel genere. Allora, le faccio subito una domanda, poi però voglio farvi vedere i sondaggi. Come, scusa Maurizio, dicevi... Che l'avete raccontata? No, dico che proviamo a raccontarle le storie italiane, ce ne sono tante, e quindi noi facciamo il nostro sforzo quotidiano, cercate sul settimanale, su Panorama e anche sulla Verità, di raccontare queste storie. Allora, subito una domanda le voglio fare, Ministro. Se si dovesse arrivare, abbiamo avuto Landini all'inizio della nostra trasmissione che ha detto che assolutamente, proprio per togliere qualunque alibi, ArcelorMittal, va ripristinato in tempi rapidissimi, cioè questione di giorni, quello scudo penale che voi invece avete abolito qualche settimana fa. Siccome Renzi ha già annunciato, a proposito di Renzi, che presenterà Italia Viva un emendamento per reintrodurlo, cosa farà il Movimento 5 Stelle? Allora, secondo me la questione fondamentale qui è ricordare che c'è un'azienda in Italia che senza l'immunità non può essere gestita, c'è un grande disastro ambientale, sociale, in cui nessuno vuole toccare senza un'immunità, che tra l'altro pare sia addirittura incostituzionale. Ma siccome i danni sono stati fuori dal passato, le sembra sbagliato comunque che... Io sono sempre stato dell'idea che... Di Maio gliel'aveva promessa l'immunità quando c'è stata la crisi a luglio. Sì. No, il governo precedente una forma di scudo la reintrodusse, molto più lieve di quello precedente. Noi sono dell'idea che bisognerebbe in realtà fare un'analisi di quanto davvero Ilva costa allo Stato. Perché nella gestione ArcelorMittal Ilva perdeva 2 milioni di euro al giorno. Quindi il rischio qual è? Che noi costruiamo tutto questo impianto anche di immunità per avere un'azienda che fa perdere i soldi. No, perché noi abbiamo investito 12 decreti pubblici per quindi farla funzionare. Quindi voi però mi risponda proprio a questa domanda. Io sono contrario, a qualunque forma di immunità, e sono sicuro che il mio movimento seguirà la stessa linea. Ma ritengo ancora, noi non sappiamo se Ilva conviene tenerla accesa o meno. Costa, a mio parere, potrebbe costare di più tenerla accesa che spegnerla. Allora, questo è il suo parere, perché secondo me... Sì, perché non abbiamo i dati, Allora Maurizio, scusami, poi sentiamo anche Romeo, condividi quello che sta dicendo il Ministro, cioè che Ilva costa più tenerla accesa che spegnerla. Possiamo permetterci di spegnerla?
Ma innanzitutto è stata affittata a un'azienda privata e quindi semmai le perdite di cui parla il ministro sono a carico di un'azienda privata. 2 milioni al giorno dovevano pagarli ArcelorMittal, però sono riusciti con questa brillante operazione, che è quella di togliere l'immunità penale, a consentire ad ArcelorMittal, che appunto perdeva 2 milioni al giorno, di scaricare le perdite sulle casse dello Stato. Perché adesso che cosa è successo? È successo una cosa semplice, che ArcelorMittal, cioè un gruppo franco-indiano, ha preso le chiavi di quell'azienda e le ha restituite allo Stato, dicendo, ma avete cambiato la legge, il contratto prevedeva che se fosse cambiata la legge noi avremmo potuto recedere dall'accordo. Quindi se prima c'era un accordo che prevedeva che questo gruppo si occupasse, tenesse aperta l'azienda, mantenesse i livelli occupazionali, oggi siamo in questa condizione che ArcelorMittal prende le chiavi dell'azienda, le dà allo Stato e i 2 milioni li perde lo Stato se tiene aperta quell'azienda. Se invece non tiene aperta quell'azienda lo Stato, sapete che succede? Manda sul lastrico decine di migliaia di famiglie e ovviamente dovrà farsi carico di mantenerle. Complimenti! Bisogna essere degli economisti molto preparati per fare un'operazione del genere. Allora, sentiamo Andrea Scanzi. Tu non pensi che abbia ragione Maurizio Belpietro quando dice questo? Cioè, gli è stata messa sul piatto d'argento, diciamo, la possibilità di sfilarsi pur perdendo 2 milioni al giorno e tra l'altro in una situazione in cui nessuno potrà dire noi non ci interessiamo di quello che succede a Taranto. Ma quella richiesta che ha fatto oggi il Presidente del Consiglio ai suoi ministri, anzi lei ce l'ha pronto il piano da presentare giovedì al Consiglio dei Ministri? Noi tutti abbiamo fatto delle proposte già da tempo. Per, diciamo, su Taranto. A voi vi sembra una richiesta credibile? Cioè che a me ha stupito, per esempio, perché dà un po' la sensazione di brancolare nel buio quando il Presidente del Consiglio va dai ministri e dice presentatevi al Consiglio di giovedì con un piano per la città di Taranto. È compito del Ministro dell'Istruzione? Ma che Conte sia in difficoltà come è in difficoltà il governo è un dato di fatto. Io credo due cose su quello che avete detto. La prima è che è stato fatto un errore a monte, ne sono stati fatti tanti sull'Ilva, ma uno è stato fatto clamoroso nel 2017 quando c'è stato un'asta e quell'asta l'ha vinta ArcelorMittal che, e lo dice per esempio il governatore della Puglia Emiliano, non io, forse un po' la conosce la Puglia Emiliano, quell'asta la vinse ArcelorMittal che aveva effettivamente più soldi ma che palesemente era molto meno interessata rispetto all'altra cordata a rilanciare Ilva. Perché? Perché è una multinazionale, perché ha il monopolio sostanzialmente delle acciaierie e dell'acciaio in Europa e quindi probabilmente, verosimilmente, voleva acquisire Ilva per spolparla, per prendere i clienti e per ridimensionarla. Quindi c'è un primo problema. Il secondo è lo scudo penale. Io capisco che faccia gioco parlare dello scudo penale, è anche giusto, giornalisticamente il problema c'è. Ma quando Conte ieri in un'intervista al Fatto Quotidiano dice e ripete più volte io ho detto al signor Mittal lo rivuoi questo scudo penale e lui mi dice non me ne frega niente, il problema è industriale, non è giuridico, allora si capisce bene che noi possiamo anche restituire quest'alibi a Mittal, ma è lo stesso Mittal che se ne frega di questo alibi. Dopodiché, e mi fermo, lo scudo penale di cui parla Conte, di cui parla sostanzialmente il PD, è molto diverso da quello che vorrebbe reintrodurre Renzi, perché quello che introdusse Renzi era un super scudo penale e lo vorrebbe rifare attraverso uno di questi 58 emendamenti che sta portando, mentre lo scudo penale che ha in mente Conte e che ha in mente il PD e che ha in mente la parte moderata, semplifico, del Movimento 5 Stelle è una sorta di estensione, se non ricordo male, posso sbagliare l'articolo, dell'articolo 51 del Codice Penale, che sarebbe una strada fattibile per togliere proprio l'ultimo sotterfugio ad ArcelorMittal, sì. Fermo restando che secondo me ArcelorMittal non gliene frega assolutamente comunque nulla dell'Ilva, è quello il problema. E secondo me sì. Allora, ma io temo proprio di sì. Ecco, tra l'altro dobbiamo dire che anche voi avevate, ai tempi in cui eravate al governo, in qualche modo votato un provvedimento che era inserito nel decreto crescita in cui si ridimensionava fortemente, quindi soppressione del Movimento 5 Stelle, in cui si ridimensionava fortemente questa questione, che poi magari appunto è la palla presa al balzo, però è meglio non fargliela prendere. Ma voi questo emendamento di Renzi, se ci si arriverà a votarlo, lo sosterrete? Ma noi abbiamo il nostro emendamento che reintroduce l'articolo 14 del decreto
avevate anche voi, diciamo, ridotto. Ecco. Io sono contento che abbia citato prima Scanzi la questione, cioè tra il maxi scudo di Renzi, che effettivamente era una tutela legale troppo larga, se, e il voler non mettere nulla di tutele, come invece vorrebbe il Movimento 5 Stelle, avevamo trovato con fatica, dialogando con loro, la via maestra, ossia un mini scudo che serviva solo per realizzare il piano ambientale, quindi per arrivare alla bonifica del sito. Quindi che era la cosa di buon senso che la Lega aveva portato avanti. Chiaro che togliendolo si è fornito ad ArcelorMittal l'alibi per dire, perché il diritto di recesso che oggi ha detto bene il direttore Belpietro, che oggi l'azienda vanta e presenta in tribunale, è legittimato dal fatto che le regole erano chiare sia nel contratto ma anche in una stessa comunicazione di Di Maio, che qualsiasi modifica legislativa avrebbe consentito all'azienda di poterlo fare. Quindi il governo si è messo un po', noi l'abbiamo detto, l'avevamo annunciato, attenzione che se lo togliete rischiate poi di fargli un regalo. Ma anche con quel ridimensionamento che avete votato no, voi, il ridimensionamento se ne sarebbe andava bene alle aziende, andava bene all'azienda perché l'avevamo concordato. Avevano detto che il 6 settembre se non veniva modificato era concordato. Senta, le voglio chiedere solo questo, ma secondo lei comunque a questo punto lo Stato deve intervenire? Ci possiamo permettere, diciamo, 10.500 persone? Noi come Lega abbiamo detto più volte che di fronte ad una soluzione che possa salvare i lavoratori e salvare l'ex Silva, indubbiamente ci siamo. È chiaro che non ci vengano a proporre una nazionalizzazione vecchio stile, perché sobbarcarci una nuova l'Italia con tutti i costi che ha, sarebbe circa 1 miliardo all'anno, sinceramente non è la via industriale produttiva della crescita del nostro allora, paese. Allora andiamo a vedere, scusate, non c'entra niente, ma volevo sentire Weber con i sondaggi dell'ultima settimana. Me li fai vedere per favore, Roberto, i sondaggi di gradimento? Sì. Allora, vediamo un po', se mi date il cartello, perché mi devo avvicinare perché non ce l'ho qui, ecco qui, Lega Salvini al 32,6, poi ci spieghi chi sale e chi scende, Partito Democratico al 21, Movimento 5 Stelle al 16,3, Fratelli d'Italia al 9,6, Forza Italia al 7,3, quindi mi pare recuperi un po', Italia Viva al 4,3, anche questo in crescita, e più Europa al 2,7, la sinistra 1,8, Europa Verde 1,3, cambiamo 0,8, altri 2,3, e indecisi astenuti 35,5. Allora raccontaci un po' che cosa succede rispetto alla settimana precedente. Io direi che vale la pena soffermarsi sui dati che hanno una tendenza abbastanza solida dietro. La Lega cresce per la quinta settimana di fila, se non credo, cresce di poco ma è costante, e quindi arriva al 32,6 che era guardevole come percentuale. Il Partito Democratico, con varie oscillazioni questa settimana, guadagna qualcosa. Troviamo sopra il 4% per la prima volta Italia Viva, però comunque un perimetro di espansione che a me sembra ancora piuttosto limitato. Invece il dato su cui soffermarsi, che è quello più, temo, significativo, è quello del Movimento 5 Stelle. Dunque, noi abbiamo fatto 12 settimane di sondaggi. In 11 settimane su 12 il Movimento 5 Stelle è sceso, ha perso complessivamente 6 punti da 2 mesi a questa parte, siamo al 16,3. Ho la sensazione che, a dispetto delle posizioni politiche, del posizionamento del gruppo dirigente e l'elettorato stesso che sembra aver smarrito baricentro. Cioè non ha capito bene qual è il progetto attuale del Movimento 5 Stelle. Decisamente, decisamente. Forse qualcosa che è completamente diverso dalle motivazioni per cui l'ha votato. È quello che ci rimette di più da questo punto di vista. Decisamente. Allora, Fioramonti, si sente di... Certo, secondo me... Non hanno ancora capito bene qual è il vostro progetto politico. No, secondo me il Movimento 5 Stelle ha avuto una grande crescita... E poi questo passaggio forse dalla Lega al Partito Democratico... Ha avuto una anche se all'inizio però vi davano in crescita quando avete costituito questo governo. Il Movimento 5 Stelle, come altri movimenti in passato, ha suscitato molte speranze di un cambiamento radicale del nostro paese. Ovviamente quando poi ci si trova a dover governare sempre con qualche altra forza, per un anno e qualcosa con un'altra forza come la Lega, ora con più forze, ovviamente si deve ogni volta scendere al compromesso. È ovvio che di fronte alla grande spirito innovativo e il compromesso, chi ha quella capacità di leadership ne risenta più degli altri. Questo accade fisiologicamente. Io ritengo in questo caso che il nostro movimento debba riscoprire quell'audacia che l'ha reso forte e anche dire cose semplici ma concrete.
quanto ci costa Ilva. Non significa volerla tenere chiuderla, volerla tenere accesa, volerla reinvestire, nazionalizzarla, semplicemente partire da delle informazioni che noi oggi, dopo tanti anni, non abbiamo. Abbiamo fatto 12 decreti, la famiglia Riva è scappata all'estero nel 2013, nel 2019 siamo ancora a parlare di queste cose, non esiste un solo studio che ci dica quante scuole sono state chiuse. Però allora perché Di Maio gli ha garantito a luglio che comunque avrebbero mantenuto in quella fase particolare, in quella fase particolare, quattro mesi fa. In quella fase particolare accadeva dopo l'insediamento del nuovo governo e Luigi Di Maio aveva l'esigenza di portare a continuità lavorativa. Noi però oggi abbiamo bisogno di sapere cose di cui non si parla mai, le scuole che chiudono, la gente che continua ad ammalarsi, l'attività imprenditoriale, turistica, agricola di quella città che è distrutta o comunque molto ridimensionata, sono tutti costi per la società. Io vorrei semplicemente poter prendere una decisione su come anche reinvestire in Ilva, ma a fronte di informazioni che siano concrete. E questo però si poteva fare in questo periodo. Io mi auguro che questo governo, riesca a fare. Allora, sentiamo Maurizio Belpietro, ma perché secondo te, da questo punto di vista, anche perché sembra esserci, almeno dal nostro sondaggio, vabbè, una crescita della Lega, quella era già confermata nelle settimane precedenti, ma anche una tenuta del Partito Democratico, perché soprattutto il Movimento 5 Stelle che ci rimette dal punto di vista del consenso elettorale? E se uno tirasse le somme del ragionamento che ha appena fatto il Ministro dell'Istruzione, scapperebbe a gambe levate. Non voterebbe mai il Movimento 5 Stelle, perché uno che viene a raccontarci le cose che ho appena sentito sull'Ilva, si capisce, cioè non hanno un piano industriale, non hanno un'idea su che cosa si debba fare, si presentano dicendo che vanno a Taranto con 15 milioni, pensando forse di riuscire a risolvere il problema di un'acciaieria che rappresenta un punto e mezzo di PIL nazionale, che dà lavoro a 15.000 persone e quindi a 15.000 famiglie, che rifornisce di acciaio praticamente tutto il paese, che rifornisce l'acciaieria di Cornigliano a Genova e viene a dirci no, ma dobbiamo studiare, no, ma dobbiamo fare. Ma secondo voi, ma una persona che sente un ragionamento del genere, che cosa può fare? Scappare a gambe levate. E pensare, mai più voterò il Movimento 5 Stelle. Ma che razza di ragionamenti fate? Allora, ma non si capisce niente di quello che avete intenzione di fare. Ed è evidente che le persone dicono, ma chi sono questi signori? Non hanno un piano, non hanno un progetto. Si presentano, il Presidente del Consiglio si presenta a Taranto dicendo, non ho un progetto, ma adesso ci penso. Ma secondo voi, da un governo, ci si aspetta una roba del genere? Allora, ci si aspetta che abbia un'idea, un proposito, un piano, un progetto. Ma possiamo dire una cosa? Sono 6 anni che si susseguono i governi e siamo sempre da capo a 12. Ma è possibile che una forza politica che per la prima volta dice è ora di farla finita con queste ricette che non funzionano? Abbiamo avuto gestioni commissariali dopo commissariali. Mi faccia finire. È possibile che qualcuno che trova il coraggio di dire a migliaia... La famiglia Riva è scappata all'estero, la famiglia Riva è stata arrestata. Migliaia e migliaia di persone. Avete fatto un'asta, avete dato all'ArcelorMittal, avete assegnato all'ArcelorMittal e il ministro Di Maio, che era il ministro dello sviluppo economico, disse che aveva fatto una grande operazione e avete offerto praticamente ad ArcelorMittal la via d'uscita scaricando sulle casse dello Stato la soluzione del problema dell'IVA. Ma vi sembra normale che la gente non vi guardi e dica... E io da questi qui scappo a gambe levate? Ma allora... l'ha sentita l'intervista, quella foto di Conte davanti a quegli operai, hanno raccontato una storia molto più complessa, hanno detto tanti di loro, noi vogliamo il lavoro ma siamo tristi del fatto che il nostro lavoro sta distruggendo le nostre famiglie. Allora un governo ha la responsabilità di finalmente dare un indirizzo, non continuare a galleggiare con queste idee dopo 6 ministro, anni. Ma lei non aveva detto che si sarebbe dimesso se ancora, non ci fossero state le risorse? Cambiamo argomentazione di fronte all'inconsistenza, sono 6 anni. Cambiamo argomentazione, aveva promesso più volte
addirittura prima ancora di insediarsi. Senta, Belpietro, lei sa benissimo, perché penso che sappia leggere. Ma tenga fede alle promesse. Sappia leggere. Ma abbia pazienza. Sappia leggere. Ma di che cosa sta parlando? Allora. Ma venga qui e prometta. Allora, sentiamo Massimiliano Romeo che vuole intervenire e poi anche Andrea Scanzi. Però effettivamente lei dice serve un piano, ma in questo anno e mezzo ci siete stati tutti e due al governo, il piano per approfondire la situazione ambientale, industriale della città di Taranto? Gliel'ho già detto, ArcelorMittal ormai è agli atti, aveva un interesse strategico ad acquisire la clientela di Ilva, l'ha ottenuto, ora vuole andare via. Ovviamente di fronte a questo anche la proposta del Presidente del Consiglio di reinserire lo scudo penale è stata vista come una proposta totalmente inutile, perché non hanno alcun interesse, è un problema industriale. È un problema industriale. Avete fatto voi il contratto. Allora, sentiamo Romeo. Era solo per dire che non siamo così convinti che proprio ArcelorMittal se ne voglia andare, perché per esempio su Sole 24 Ore hanno pubblicato alcuni dati che mettono in evidenza che andandosene via, magari nel breve periodo ci guadagnerebbero, anche ma nel medio-lungo termine invece rischierebbero di perderci, perché c'è tutto un discorso anche di quote di mercato. Molto probabilmente la volontà dell'azienda era quella probabilmente di rinegoziare, può darsi alcune questioni, però intanto ci troviamo di fronte a un'azienda, a qualcuno che arriva qua e mette qui 4 miliardi, di cui 1 miliardo e 4 per bonificare le aree, quindi non è facilissimo trovare investitori che vengono qui. Bisognava stare attenti a non dare davvero, a regalare loro sul piatto d'argento l'idea poi di mettersi in una posizione di trattativa più forte. Sulla soluzione futura, beh certo il futuro non può certo essere di chiudere il sito. 5.000 esuberi, chiudiamo gli impianti a caldo, voi lo potreste accettare? Su queste questioni qua indubbiamente poi ci sono tutte le misure per venire incontro e trovare una soluzione. Certo la soluzione non può essere quella di chiudere il sito e di dare reddito di cittadinanza, perché questa non è una soluzione produttiva, glielo dico Ministro, per il futuro del Paese, perché stiamo attenti, diritto alla salute, diritto al lavoro possono andare avanti insieme. Sì, anche se e quindi avevamo trovato la soluzione giusta di un investitore che oggi come oggi non solo ha ArcelorMittal, ma anche chi viene da fuori dice ma di fronte a un atto del genere, prima ci arriva la magistratura, poi arriva il governo che cambia le regole. Ma chi viene a investire in questo paese? Ma se ne vanno tutti. Allora, c'è questo Andrea il problema Scanzi. Vero culturale del paese Italia. Andrea. Ma guarda, io se mi consenti Bianca tornerei un attimo al sondaggio, perché vorrei dire anch'io perché secondo me il Movimento 5 Stelle è così giù. Il sondaggio di Weber era molto interessante. Intanto la Lega è calata 2 settimane ad agosto dopo l'autogol che si è fatto Salvini, poi è ricominciato a salire sistematicamente. Che significa? Significa che il governo non sta convincendo gli elettori. Ineluttabile. Il Partito Democratico perché tiene o addirittura sale? Uno, perché ha un elettorato molto radicato, quindi per scendere al 18% servivano tutti i disastri di Renzi, ma sotto il 18 non ce la fa neanche fisicamente. Ma secondo me anche perché in questo governo il più serio tra i leader è Zingaretti. Non dico tutto il PD, ma Zingaretti ci sta provando e la serietà paga. E vengo ai 5 Stelle. Perché i 5 Stelle sono così giù? Lo dico con tutto l'affetto del mondo a Fioramonti e a tanti ministri che ci stanno provando dentro quel governo. Perché, caro ministro Fioramonti, voi al momento non siete né forza di lotta né forza di governo. Quando è caduto il governo precedente c'è stato un momento in cui voi siete risaliti. Perché? Perché agli occhi di molti elettori è balenata un po' la speranza del tipo finalmente hanno smesso di fare una sorta di predellino della Lega, adesso si slanciano. E per Di Maio era una grande occasione. Secondo me la state fallendo, non metto minimamente in discussione la sua serietà, quella di Patuanelli, per l'amor di Dio, ci state provando. Dico che agli occhi degli elettori, anche per colpa di Di Maio, voi avete un atteggiamento del tipo porca miseria ci tocca stare accanto al Partito Democratico e se fate così scappano gli elettori, è questo il vostro grande problema. Quello che diceva prima appunto Marianna Aprile, che comunque si vergognano di governare col Partito Democratico. Questa è un po' la sensazione che diffusa. Io lo ripeto, secondo me la ragione di tutto questo è la perdere Taranto adesso. Non stiamo parlando della ragione di cui si parla. Non ha ragione Andrea Scanzi quando dice che comunque il Partito Democratico, perlomeno Zingaretti, ci sta mettendo la faccia, mentre invece voi
Siete con un piede dentro, un piede fuori, pronti io parlo per quanto anche i nuovi, le misure della manovra economica che sono state comunque poi approvate. Io parlo per quanto riguarda il sottoscritto. Dobbiamo trovare la capacità e l'audacia di combattere per ideali importanti. Io per esempio sto facendo una battaglia sulla scuola, all'università della ricerca, come non si vedeva da anni che un ministro dell'istruzione rimettesse questi temi al centro del dibattito politico, perché in questo paese non se ne parlava da un decennio se non di più. Ecco, questo significa poi soprattutto, no? E su temi ambientali in particolar modo. I miliardi che lei aveva chiesto, Fioramonti, il problema è che la sua stessa forza politica non le dà i miliardi, al punto tale che lei ha detto almeno tre datemene, ne avrei bisogno di cinque, almeno tre datemene, e non glieli danno. Sarà un problema questo. Anche se siete d'accordo, come ho detto fin dall'inizio, questa è una battaglia, un percorso che stiamo percorrendo. Ho detto, fino alla fine dell'anno lotterò giorno dopo giorno perché ci siano dei soldi, dei finanziamenti più per le nostre scuole. L'ho detto più volte in tutte le lingue. Ma noi dobbiamo avere più politici che siano disposti a rischiare anche sulla propria pelle per ottenere dei risultati per il Paese. Altrimenti continuiamo ad andare avanti con dei tentennamenti, dei passetti, e di fronte ai tentennamenti e ai passetti non mi stupisce che le forze dell'opposizione acquisiscano più supporto. Bene, allora, siccome siamo in chiusura, voglio... Posso sottolineare che forse la Lega guadagna non tanto per l'autogol, perché più che autogol la gente ha cominciato a capire che forse quella è stata la scelta più giusta. Forse anche perché il governo è in difficoltà. No, il governo è in difficoltà. Guardi, noi abbiamo... Sicuramente, da questo punto di vista, diciamo. Sicuramente si fanno opposizione da soli, quindi... Viene anche semplice, viene più facile. Però ricordiamo e rimarchiamo il fatto che la Lega guadagnava sia quando era al governo e che sia quando è all'opposizione. Forse perché vuol dire allora, che allora, scusate, ma devo chiudere. Voglio fare un'ultima domanda a Maurizio Belpietro e Andrea Scanzi, ricordandovi sempre che il 19, cioè la prossima settimana, martedì, avremo Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini che si confronteranno direttamente, i due sfidanti per le elezioni regionali in Emilia, che saranno molto importanti, anche se in realtà si dovrebbe votare per il governo di quella regione, ma come sempre poi gli si sovraccarica di significati. Ma non è la prima volta che succede, perché i presidenti del Consiglio nel passato si sono dimessi dopo aver perso elezioni regionali, vero Maurizio Belpietro? Quindi ce lo ricordiamo. Ma secondo te la Lega... Si dimise D'Alema. D'Alema, sì. Si dimise D'Alema, si dimise Veltroni dopo le elezioni regionali. Sì, in Sardegna. Ma in questo caso sarebbe una situazione particolare, perché hanno perso il Piemonte, hanno perso l'Umbria, hanno perso la Basilicata. Se perdessero a sinistra, qualcuno perdesse anche l'Emilia, sarebbe un problema. Secondo te, Andrea, continueranno, cioè questa scelta di non correre insieme e quindi dimostrare... intanto, scusi, le voglio chiedere rapidamente, ma vi presenterete alle elezioni in Emilia? Avete deciso o no? Queste sono perché si dice che addirittura il Movimento 5 Stelle potrebbe... Sono considerazioni che il Movimento sta facendo e si valuteranno anche in questo caso. Lei personalmente è favorevole o contrario? Io di queste cose sinceramente non mi occupo. Non se ne occupo. Ma Andrea, non sarebbe un grave errore non presentarsi alle elezioni regionali in Emilia-Romagna? Non dico in accordo col PD, ma comunque presentare le proprie liste? Per un partito che governa il paese. Il grave errore per me è non fare l'accordo con il Partito Democratico, ma ogni volta che lo si dice ci sono i talebani dei 5 Stelle che ti inseguono col forcone sotto casa, quindi sto rischiando, non dico la mia vita, ma qualche insulto sì sui social, dico. Quelli tanto diciamo sono come dire sì, nel carità, ci siamo abituati. Ci siamo abituati, però ecco, non candidarsi, non presentarsi, credo che sia quella via di mezzo che non significa né vincere né perdere, significa dire avremmo voluto fare l'accordo ma non ci abbiamo il coraggio, quindi ci nascondiamo sotto la sabbia, così non facciamo danno al Partito Democratico. Forse sarebbe la famosa toppa peggiore del buco. Allora, grazie a Andrea Scanzi, a Maurizio Belpietro, al ministro Fioramonti, che poi richiameremo per vedere come va a finire la partita importantissima della pubblica amministrazione.